Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi andiamo ancora una volta a realizzare un meraviglioso trucco occhi utilizzando la Easy Eye Palette di Charlotte Tilbury. Come vi avevo spiegato nei video precedenti della serie, voglio cercare di sfruttare al massimo questa palette e seguire precisamente le indicazioni che suggerisce Charlotte per andare a ricreare look diversi. Ovviamente vi sto parlando da amante delle tonalità calde, nude, marroncini, terracotta e quasi tutte le palette di ombretti che possiedo virano su questi colori. Chi guarda questa palette per la prima volta potrebbe dirmi: beh sì, ma con queste tonalità il look che riuscirei a tirare fuori è sempre lo stesso. E invece no. Oggi che sono al terzo look posso dirvi che se questi ombretti vengono utilizzati bene nel modo corretto riusciamo a realizzare look diversi adatti anche ad occasioni diverse pur utilizzando gli stessi colori. Fino ad ora ho realizzato uno smokey eyes dai toni delicati, un look un po' più intenso, ma il make-up occhi che andrò a realizzare oggi Charlotte lo intitola seducente per tutta la notte. Ma come sempre prima di iniziare, se siete capitati qui per la prima volta e vi piacciono i miei video, cliccate il tasto iscriviti e ricordate anche di attivare la campanellina per ricevere una notifica quando pubblicherò un nuovo video. Seguitemi anche sulle mie pagine social per scoprire in anteprima gli argomenti dei prossimi incontri. Oggi sono partita con la base viso già fatta perché sostanzialmente ho utilizzato gli stessi prodotti di cui vi ho parlato le volte precedenti, ma volevo spendere due parole in più sulla base. Anche oggi, prima del fondotinta, ho applicato il primer viso Wonder Glow e vi devo dire che il suo effetto finale illuminante mi piace molto. Nella sua formulazione non sono contenute pearlescenze o glitter evidenti, quindi l'effetto finale illuminante risulta molto naturale e discreto, e questa volta l'ho applicato anche in piccoli tocchi nei punti focali del viso per andare ancora ad esaltare di più questo effetto glow, e infatti questo passaggio viene suggerito anche nei consigli di applicazione. Nonostante abbia una base siliconica, risulta allo stesso tempo molto idratante, infatti non lascia quell'effetto appiccicoso tipico dei primer siliconici e sembra quasi di non sentirlo sul viso. E dopo averlo applicato un paio di volte, perché avevo a disposizione un campioncino, questo prodotto di Charlotte è sicuramente uno di quelli che sono andata ad inserire nella mia wishlist. Il fondotinta che ho utilizzato è l'Airbrush Flawless Foundation e come la volta precedente l'ho applicato con la Beauty Blender umida. Questa trovo che per me sia l'applicazione migliore. Il prodotto funziona meglio, si fonde meglio con la pelle e ne guadagna anche in termini di durata. Sicuramente grazie al fatto che ho applicato anche un primer al di sotto. Io che ho una pelle mista devo andare a settare questo fondotinta nella zona T che si lucida durante la giornata. Infatti la formulazione dell'Airbrush Flawless Foundation è adatta a tutti i tipi di pelle, anche per le pelli secche, ragione per la quale non può avere un finish finale ultra matte. Per andare a settare la base ho utilizzato l'Airbrush Flawless Finish, che è una cipria da una texture molto sottile, levigante, minimizza i pori e le imperfezioni, e l'ho utilizzata anche per settare il correttore nella zona del contorno occhi. D'accordo che ho una pelle abbastanza giovane, ma credo che questa cipria non va a seccare l'area perioculare, quindi adatta anche a pelli più mature che magari in questa zona presentano più linee di espressione. Un'ulteriore considerazione che devo farvi prima di passare al make-up occhi è la durata della base anche al di sotto della mascherina. Ovviamente non è un fondotinta no transfer, quindi inevitabilmente la mascherina al di sotto si sporca un po' e allo stesso tempo non riesco a fare a meno di mettere il fondotinta pur indossando la mascherina. Nonostante questo, dopo diverse ore che la indosso, andandola a togliere, devo dire che la base resiste abbastanza bene. Non ho trovato strisce, prodotto impastato e accumulato nelle pieghe nasolabiali e in questa zona che comunque si forma del vapore non perde in parte la sua opacità. Vi sto dicendo tutte queste cose un po' spizzichi e bocconi perché, come vi dicevo le volte precedenti, per andare a percepire la reale performance di un prodotto ho bisogno di testarlo più volte e anche in condizioni diverse, e quindi ogni volta ad ogni nostro incontro vado ad aggiungervi qualche piccola notizia sui prodotti che utilizzo, un po' perché mi piace condividerle con voi, ma magari possono tornarvi anche utili.
Per questo look occhi andrò ad applicare sull'intera palpebra la tonalità Prime 1. Sia i matte che gli shimmer hanno una texture molto cremosa, quindi l'andrò direttamente ad applicare con il dito. Applico ora negli angoli interni ed esterni la tonalità Enhance 2 e la vado a sfumare al centro della palpebra. Prendo ora la tonalità Smoke 6 e la vado ad applicare sulla rima ciliare superiore ed inferiore, andrò poi a sfumarla anche nell'angolo esterno e nella piega dell'occhio. Come passaggio finale del make-up occhi, vado a dare una leggera riga sottile di matita all'attaccatura delle ciglia che vado poi a sfumare. Come matita ho utilizzato la Rock & Call nella colorazione marrone che ho acquistato in kit con il mascara Pillow Talk Push Up Lashes che andrò subito ad applicare. Anche sul mascara devo dirvi che oltre a piacermi l'effetto finale, è ottima anche la sua durata. Mi è capitato di applicarlo al mattino e poi di struccarmi la sera. E nonostante l'umidità fuori, la mascherina, di solito troviamo sbavature, pezzetti sgretolati, a volte le ciglia perdono definizione, ma con questo mascara niente di tutto ciò, quindi super approvato.
Per completare il look di oggi ho deciso di osare un po' sulle labbra e di andare ad utilizzare un rossetto rosso della linea AM di Pupa, ovviamente matte. Anche se ha un finish matte, questo rossetto resta comunque cremoso, non va ad appesantire le labbra o a seccarle e il comfort che si ha subito dopo l'applicazione resiste anche nel tempo. Di solito per fissare tutto il trucco non utilizzo spray fissanti, ma di recente mi è capitato di provare quest'acqua della Pivita a base di tè greco di montagna che ha un'azione rinfrescante e antiossidante. Anche se non ha una base alcolica, la trovo comunque ideale per andare a fissare il make-up oppure per preparare la pelle al make-up subito dopo la skincare. La vado a nebulizzare su tutto il viso tenendo gli occhi chiusi e la lascerò asciugare per 2-3 minuti. Bene, anche per oggi questo make-up è terminato. Fatemi sapere se anche questo look vi è piaciuto e lasciatemi un commento. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e seguitemi anche sulle mie pagine social per rimanere sempre aggiornati. Vi saluto e vi rimando ad un prossimo video. Ciao a tutti!